La deputata Marzana, prego. Grazie Presidente. Io devo dire sinceramente che sono esterrefatta di questo parere, in quanto il Presidente del Consiglio ha posto al centro del proprio discorso la scuola e quindi non riesco proprio a capire come il parere espresso in merito a questo ordine del giorno da parte del Governo possa essere negativo. Questo ordine del giorno impegna il Governo a prevedere in sede dell'emanazione dei decreti ministeriali la possibilità per gli istituti superiori di stipulare convenzioni con gli enti locali per consentire la partecipazione degli studenti alle rilevazioni catastali nell'ambito del processo di riforma del catasto. La proposta, frutto di confronto diretto e di un'elaborazione condivisa di tutti i soggetti coinvolti, insegnanti, dirigenti, studenti, sindacati e agenzie delle entrate, nasce da una precisa esperienza che da anni si svolge sul mio territorio, Siracusa, e che volevo si estendesse a tutto il territorio nazionale, in quanto da essa sono emersi esiti molto significativi sul piano dell'apprendimento e della formazione dei giovani che si apprestano ad inserirsi nel mondo del lavoro. Questa opportunità si rivolge in particolare agli studenti delle quarte e quinte classi degli istituti in cui è previsto l'insegnamento di estimo e topografia. Mi piacerebbe che il governo ascoltasse, visto che è. Grazie. Non so che è successo. Ecco, ok. Lei ha detto grazie e qualcuno ha pensato avesse No, finito. grazie No? perché il collega Ok. ha fatto prestare attenzione al governo a Bene. questo intervento. Prego, Dicevo, concluda. questa opportunità si rivolge agli studenti delle quarte e quinte classi degli istituti in cui è previsto l'insegnamento di estimo e topografia come gli istituti per geometra e risponde alla necessità che i curricula trovino un immediato riscontro nelle esigenze del territorio e favorisce un'articolazione più mirata del piano dell'offerta formativa. Vorrei ricordare inoltre che tale opportunità si inserisce nell'ambito della riforma degli istituti tecnici del 2005, la quale prevede, in sintonia con le attività didattico-educative progettate, un raccordo più stretto ed organico della scuola con i soggetti istituzionali e sociali del territorio, al fine di consentire agli studenti di acquisire competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro e maturare esperienze personali che possano orientare le proprie scelte future. L'ordine del giorno mira dunque ad implementare le occasioni di alternanza scuola-lavoro, realizzando progetti educativi e formativi in contesti lavorativi nei quali si favorisce lo sviluppo di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali nei corsi di studio ai quali si riconosce valore educativo. In virtù della promozione della formazione professionale e degli obiettivi, quindi trasversali, che possono essere raggiunti, compresa l'educazione alla legalità, la cooperazione della scuola con le dinamiche dell'Agenzia delle Entrate e in particolare del Catasto, invito quindi il Governo a rivedere il parere espresso e tutti i colleghi a votare positivamente questo ordine del giorno, volto ad assicurare una nuova e valida opportunità formativa per i nostri studenti e che va nella direzione delle parole espresse dal nuovo Presidente del Consiglio, a cui spero seguano le azioni concrete e non rimangano semplicemente parole. Grazie.